Quando io ho sentito per la prima volta parlare di questa cosa, sto parlando legata al mio lavoro, e cioè di un collega che si era fatto campionare e quindi mi hanno fatto sentire i risultati, sono rimasta scioccata e Mamma mia. subito ho provato a capire che cosa significava e che cosa poteva significare. E mi sono resa conto che non è una cosa che si può fermare e se mi chiedete in che epoca mi piacerebbe vivere, io probabilmente vi parlo di un'epoca in cui non c'è manco il doppiaggio, cioè si va a cavallo, però siccome vivo in quest'epoca non posso contrastare con la mia agenda una diga. E secondo me qui siamo di fronte a una cosa di questo tipo. E io nel giro di un anno mi sono fatta campionare anch'io. Ah, ok. Però per una ragione molto semplice. Intanto avevo cercato l'appoggio, cioè non l'appoggio, avevo cercato di capire come la mia categoria si muoveva rispetto a questa situazione, che domande si stava ponendo, che paure si stava. A quali paure stava cercando di dare libero sfogo e poi come ci saremmo comportati? Mi sto parlando veramente del 2020 o 2000, sì, 2020, perché eravamo in pandemia ed era una riunione su Zoom. La mia categoria in quel momento rispondeva soltanto come oddio il demonio, aiuto, aiuto, ti utilizzano per fare i porno, ti utilizzano per fare tutte cose sbagliate. Questa risposta che non mi ha dato nessuna soddisfazione mi ha portato a procedere per conto mio, ahimè, perché sicuramente le domande che mi sono posta io sono state tante, ma potevano essere tante più uno, tante più due, tante più tre, e invece sono state le mie. E hanno trovato poi delle risposte, per cui io mi sono fatta affiancare da degli avvocati, sono stata in questa società che mi proponeva questo campionamento a costo, molti dicevano, quanto ti fai dare? Zero. Anzi, è stato Certo. proprio questo che mi ha fatto fare il salto, perché ho detto perché questi sono disposti a campionarmi senza darmi una lira? E mi sono chiesta: ma come mai? E poi mi sono andata a rivedere le nostre liberatorie, le nostre cessioni di diritti e noi abbiamo firmato contratti nei quali abbiamo ceduto tutto. Io ho firmato, la mia voce ce l'ha la Sony, ce l'ha la Incredibile. Universal, ce l'ha, tutti ce l'hanno volendo. E in alcuni casi ho firmato anche liberatorie nelle quali ho ceduto che loro con la mia voce possono alterarla, tagliarla, utilizzarla. Infatti io Come non sono mai vogliono. stata, sì, non sono mai stata a Cinecittà World, ma so che c'è un gioco di Aquaman o sta a Gardaland, non lo so. Ci sono due giochi, uno con la voce della Kidman e uno con la voce della Weaslet. E non ho fatto niente, io ne ho dato autorizzazioni, ma perché le ho firmate a monte? Ah, Quindi mi ok. sono Le resa conto che. classiche piccole vocine No, sui no, no, contratti. non piccole, Ah, enormi, c'era proprio scritto lì. enormi, enormi Ah. ragazzi, enormi. Noi, per questo, una delle ragioni dello sciopero è modificare anche le nostre liberatorie, perché le nostre liberatorie noi abbiamo firmato che abbiamo ceduto per questo universo, per l'universo mondo, che ci facevano ridere le diciture, però poi sono Incredibile. diventate vere. Perché poi Quindi, lì per lì è fantascienza, non c'è veramente sembra fino fantascienza, però evidentemente chi lontano. scrive queste cose sa quali sono i progressi che si stanno facendo. Quindi quello che è successo è che di fronte alla possibilità di essere campionata a costo zero, lui mi ha detto perché tra un po' diventerà invece una richiesta vostra. E quindi, e se, siccome costa molto perché è un impegno, perché è vero che l'intelligenza artificiale mano a mano impara sempre di più a dialogare e si scaltrisce, diventa brava, però la mia prosodia gliela devo cedere io. E il fatto che loro me l'abbiano chiesto per me è stato quasi come dire, cioè, è come se un ladro ti bussasse a casa per dire posso venire a rubare? Non lo fa, non vuole rubare. Se me lo chiedi è proprio perché non vuoi rubare. Se no, Esatto. me la potevano rubare la voce. Invece ci siamo messi d'accordo e tra l'altro io con loro, con questa società, ho un contratto che dura 3 anni, non è che dura tutta la vita. Loro hanno un software con la mia voce. Se qualcuno chiede di utilizzarla, loro sono dal contratto, mi devono
chiedere e io devo autorizzare e io non autorizzo nulla, nulla di quello che non farei. Cioè, intanto nulla che riguarda il doppiaggio, cioè tutti i campi in cui il doppiaggio è contrattualizzato, cioè documentari, io non li faccio con la voce campionata. Tutto quello che non è da contratto, io mi sento libera di farlo, salvo poi fare delle scelte. Cioè, io non farei mai, che vi posso dire, i numeretti di una farmacia. Cioè, non andrei a dire uno, due, ecco. Quindi, se mi chiedono la mia voce per fare i numeretti della farmacia, anche se me lo chiedono, con una cifra esorbitante, dico no. Non farei nemmeno la lettura della Treccani, ma perché mi costerebbe un sacco di tempo. Ma lo farei, è un lavoro che farei. E infatti la Treccani ha chiesto la mia voce per fare una lettura e la mia campionatura ha lavorato per me. Io non ho fatto niente e ho preso dei soldi da Treccani per non fare nulla. Però, Ma fortuna. Certo, cioè, per fare alla mia voce questa cosa. però è la Non tua sembra. voce che fa, ho capito. Sì, però è una cosa per me di tutto rispetto, di tutto, cioè, Certo, ripeto, non è una cosa decidi che te non. quello, certo, decidi te quello Ecco, che fa la tua non. voce, Sì, no, insomma. infatti. Esatto. E Hai il quindi controllo, diciamo. per la prima volta io mi sento padrona della mia voce Esatto. molto più di quanto non mi sento quando vado a fare un Sì. film.